che si situa ad un momento di svolta nella storia politica dell'Europa e del mondo. La storia ha un senso, la storia ha una direzione, che l'unità, la pace e la liberazione dei popoli. E questa unità, questa pace e questa liberazione dei popoli è ciò che noi affermiamo con decisione a nome di tutte le città della terra a Leningrado, che è la città del sacrificio, della speranza e del bene. La pace e la solidarietà tra gli individui e tra i popoli fu il costante punto di riferimento dell'azione e del pensiero di Giorgio La Pira. Cittadino del mondo, lo definisce una lapide posta a Pozzallo, un piccolo paese in provincia di Ragusa, sul muro della casa dove nacque il 9 gennaio 1904. A Pozzallo, dove suo padre amministrava i beni dei marchesi tedeschi, il piccolo Giorgio trascorse la sua prima infanzia e frequentò la scuola elementare. I risultati furono ottimi. Sarebbe stato un vero peccato non farlo proseguire negli studi. In paese esisteva però la sola scuola elementare. La famiglia decise allora che Giorgio si sarebbe trasferito a Messina dallo zio Luigi Occhipinti. Superato brillantemente l'esame di ammissione, Giorgio fu infatti iscritto alla Scuola Tecnica Antonello e poi all'Istituto Tecnico Iaci per conseguire il diploma di ragioniere. Suoi amici e compagni di scuola furono Salvatore Quasimodo, il futuro premio Nobel per la letteratura, Salvatore Pugliatti, che divenne poi rettore dell'università, e tanti altri noti e meno noti. Come molti giovani del suo tempo, fu attratto in quegli anni dal movimento futurista e dalla figura di Gabriele D'Annunzio. Andava intanto emergendo quella presa di consapevolezza per i problemi sociali che diverrà presto un costante punto di riferimento della sua azione. Andò via via abbandonando le originarie posizioni anticlericali ed entrò a far parte del Terzo Ordine Domenicano, assumendo il nome di Fra Raimondo. Nel 1921 conseguì il diploma di ragioniere. L'anno successivo sostenne gli esami di maturità classica e si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università di Messina. Nel 1926 Emilio Betti, professore di diritto romano all'Università di Messina, ottenne la cattedra a Firenze. A Betti La Pira era legato da una profonda intesa scientifica e spirituale e con Betti intendeva laurearsi in diritto romano. Nello stesso anno, infatti, La Pira lasciò Messina e, seguendo il suo maestro, si trasferì a Firenze, dove conseguì la laurea. L'anno successivo iniziò la sua attività di docente di diritto romano presso l'Ateneo Fiorentino. Trovò, dopo breve tempo, ospitalità presso i domenicani del convento di San Marco, lo splendido convento in cui aveva abitato il Beato Angelico, che vi lasciò, con la crocifissione e l'Annunciazione a Maria, l'impronta della sua arte e della sua pietà. Nella pace del chiostro, in un'atmosfera di calda spiritualità, circondato dagli splendidi dipinti della storia di Cristo e dei santi, La Pira studiava, scriveva, pregava.
l'universalità del cattolicesimo trovava in lui puntuale riscontro nella universalità del diritto dell'impero romano. Lo studio della filosofia scolastica e delle opere di San Tommaso d'Aquino e quello degli istituti giuridici dell'antica Roma si fondevano in una strettissima sintesi. Nella modesta cella che aveva scelto come sua residenza, la sua opera di studioso continuò per molti anni, interrotta solo da un'intensa attività a favore di tutti coloro che si trovassero in stato di bisogno materiale e morale. La pubblicazione dei volumi dedicati al diritto romano e alla ricostruzione di quel sistema giuridico e dei saggi che trattavano del concetto di legge e del diritto naturale secondo San Tommaso d'Aquino furono due aspetti di una sola personalità di studioso e di cattolico. Nel 1939 fondò la rivista Principi, in cui venivano affrontati i problemi della gerarchia dei valori nell'uomo e della sua posizione nello Stato, in contrasto con l'ideologia di uno Stato totalitario, come era quello fascista del tempo. Il Bargello, rivista dei fasci fiorentini di combattimento, non tardò molto a chiedere la soppressione della rivista, come puntualmente avvenne pochi mesi dopo, con il pretesto della scarsa disponibilità di carta. Il 10 giugno 1940 fu la guerra. Ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. La pira si rese conto che era il momento per i cristiani di far sentire la loro voce di pace. I suoi scritti apparvero sull'Osservatore Romano, il quotidiano dello Stato della Città del Vaticano, non soggetto alla censura fascista. Nel 1943 era pronto per lui un mandato di cattura. Si sottrasse abilmente all'arresto, trasferendosi a Fonterutoli, nella casa del professor Mazzei, un collega universitario di profonde convinzioni cristiane. A Fonterutoli, la pira studiò San Tommaso e le costituzioni dei paesi europei. Sentiva che la fine della guerra e la caduta del regime fascista erano vicine, che sarebbe stato necessario costruire una nuova Italia con libere istituzioni e che i cattolici non avrebbero potuto restare assenti da questo processo di trasformazione. La sosta a Fonterutoli fu di breve durata. 3 mesi dopo, la pira era a Roma, ancora occupata dai tedeschi, dove trovò ospitalità presso il Palazzo del Laterano, facente parte dello Stato Vaticano, ponendosi così al riparo da ogni minaccia alla sua persona. A Roma, la pira riprese i contatti con illustri personaggi della Chiesa Cattolica, tra essi Monsignor Giovan Battista Montini, il futuro Paolo VI. Nel 1944 tenne un corso di lezioni presso il Pontificio Ateneo Lateranense. L'Italia era ancora sconvolta dalla guerra, le istituzioni si andavano disgregando, occorreva ricomporre lo Stato e la società, fissare precisi punti di riferimento per la ricostruzione materiale e morale del paese. Non a caso, le lezioni di La Pira, poi pubblicate con il titolo Premesse della politica per un'architettura cristiana dello Stato, furono dedicate alla costruzione di uno Stato democratico rispondente ai principi cristiani. Per la pira, lo Stato non può non essere cristiano e quindi non rispettare i diritti fondamentali della persona che vive nella società. Una società che, partendo dalla famiglia e attraversando la città, la nazione, la stirpe, coincide con l'intero genere umano. La elaborazione dei programmi per una incisiva presenza dei cattolici nel nuovo Stato democratico non poteva, per la pira, far dimenticare i doveri della solidarietà fra gli uomini.
Ad assistere i poveri la domenica mattina presso la chiesa di San Girolamo della Carità erano chiamati anche i giovani universitari cattolici. Fra essi era Giulio Andreotti. Fu un'enorme scuola perché dava il senso della solidarietà e dava a ognuno anche la possibilità di guardare quelli che stanno male, che anche per noi studenti che certamente non avevamo le loro, però vedevamo che c'era chi sta molto peggio e nella vita la Pira ci insegnò che questo è piuttosto utile perché siamo in genere portati invece a guardare a chi sta meglio per raggiungerlo o per invidiarlo almeno. A Roma la Pira ritrovò uomini che avevano convinzioni analoghe alle sue a proposito dei principi sui quali si sarebbero dovute fondare le nuove istituzioni democratiche. Tra essi Giuseppe Lazzati, Amintore Fanfani, Giuseppe Dossetti. Presto furono definiti i professorini. Nel clima politico arroventato del dopoguerra, alla vigilia delle elezioni del 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e a eleggere l'assemblea che avrebbe dovuto dare al paese una nuova costituzione, i professorini divennero un punto di riferimento di grande importanza per i cattolici, chiamati per la prima volta nella storia d'Italia a svolgere un ruolo di protagonisti nella vita politica del paese. I professorini furono eletti all'Assemblea Costituente nelle liste della Democrazia Cristiana. La Pira, chiamato a far parte della sottocommissione incaricata di elaborare il testo delle disposizioni sui rapporti civili, politici e sociali, svolse un'azione incisiva e penetrante affinché fossero introdotte nella nuova Costituzione norme per la tutela della persona, della famiglia, delle associazioni. La Pira vinse molte delle sue battaglie e non poche disposizioni della Costituzione recano la sua impronta, in particolare quelle riguardanti i rapporti economici e sociali dei cittadini che costituirono il centro dei suoi interessi culturali e politici. Nel 1948 la Pira fu eletto alla Camera dei Deputati con più di 21.000 voti di preferenza. Pochi mesi più tardi, Fanfani, divenuto ministro del lavoro nel quinto governo presieduto da De Gasperi, lo volle come suo sottosegretario. È il senatore Fanfani a indicarne la ragione. La conoscenza che di la Pira da molti anni avevo già fatto e soprattutto la partecipazione di La Pira dal 1941 ai convegni serali che ogni settimana aveva promosso Dossetti. La Pira era stato invitato non tanto per i suoi studi romanistici, quanto per la sua pratica di carità cristiana e quindi di interessatissima persona a vedere come si miglioravano i rapporti sociali all'interno di una municipalità, quella di Firenze. E la conoscenza di queste sue attitudini